Dedicare il mio cuore a conoscere la saggezza, la demenza e la follia. Ho capito che anche questo era come rincorrere il vento. Perché tanta è la saggezza, tanta è la pena. E colui che accresce la conoscenza, accresce il dolore. Abbiamo un problema. Non riesco ad ancorarlo alla memoria. Il trauma psicologico è troppo forte, rifiuta il trattamento, si ritrae. Desmond, ho bisogno che cerchi di rilassarsi. Provo a stabilizzarmi. Si concentri. Ascolti il suono della mia voce. Capisca che ciò che vedi non è reale. Solo un'immagine del passato. Non può accedere. Accidenti, non funziona. Ancora un attimo, signorina Stillman. Si riprende, non è mai facile, bambino. Lo perdiamo. Basta, signorina Stillman. Dobbiamo tirarlo fuori, subito. Va bene, Desmond. Adesso cercheremo di portarla fuori. Stai bene? Lo dicevo che si sarebbe ripreso. Bastardi! Via, via, le ho appena salvato la vita. Salvato la vita? Mi avete rapito, mi avete legato a quella cosa. Animus. È un Animus. Ma non vi conosco nemmeno. Perché mi state facendo questo? Lei ha delle informazioni che ci servono, signor Miles. Informazioni?
Sono un barista, per la miseria. Cosa volete che faccia? Che vi insegni come fare un martini? Sappiamo chi è. Che cosa è? Non so di che cosa stia parlando. Non faccia il finto tonto. Non c'è tempo. Lei è un assassino. E che lo capisca o meno, ha qualcosa che i miei datori di lavoro cercano. Nascosto nei recessi della sua mente. Ma io non sono un assassino. Non più. Sì, il suo file lo conferma. Si parla di una fuga. Un bel colpo di fortuna per noi. Che cosa volete da me? Che faccia ciò che le viene detto. L'Animus ci permetterà di trovare ciò che vogliamo. Quando l'avremo preso, sarà libero di andare. Io lì dentro non ci torno. Allora le indurremo il coma e proseguiremo il lavoro. Quando avremo finito, la lasceremo morire. A dire il vero, l'unico motivo per cui lei è ancora cosciente è che questa procedura ci fa risparmiare tempo. Lei è pazzo! Allora, signor Miles, vita o morte? Si distenda. Saggia decisione. Wow. Ma dove sono? È all'interno dell'Animus. Sarebbe a dire? È un proiettore che riproduce i ricordi genetici in tre dimensioni. Ricordi genetici? Pare che le serva qualche indicazione. Molto bene. Partiamo dalle basi. Che cos'è un ricordo, signor Miles? È la memoria di un evento passato. Specifica dell'individuo che ricorda l'evento. Sì, certo. E se le dicessi che il corpo umano ospita non solo la memoria di un individuo, ma anche quella dei suoi antenati? La memoria genetica, se vuole. Migrazione, ibernazione, riproduzione. Come fanno gli animali a sapere quando e dove andare? Che cosa fare? È solo istinto animale. Ora sta discutendo di semantica, signor Miles. Comunque lo chiami, resta il fatto che queste creature conservano delle conoscenze che trascendono il requisito di esperienza personale. Ho passato gli ultimi 30 anni a cercare di capire il perché. Ho scoperto una cosa molto affascinante. Il nostro DNA funziona come un archivio. Contiene non solo le istruzioni genetiche derivate dalle generazioni passate, ma anche i ricordi dei nostri antenati. E l'Animus le permette di decodificare e leggere questi file del DNA? Esatto. Ma c'è un problema. Questo è il ricordo specifico a cui cerchiamo di accedere. Purtroppo, quando tentiamo di aprire quel ricordo, la tua mente si ritrae. Ti manca la sicurezza per entrare nel corpo del tuo antenato. È quello che è successo prima. Sei stato espulso dal ricordo voluto e riportato in una condizione più stabile. Perché? È il tuo subconscio. Fa resistenza. Abbiamo riscontrato reazioni simili su pazienti sottoposti a ipnosi per rimuovere eventi traumatici. Non riescono a saltare direttamente al ricordo specifico. Vanno accompagnati. E anche in quel caso possono esserci problemi. E allora come facciamo? Troviamo un ricordo con cui riesci a sintonizzarti e procediamo da lì. Ti abituerai alla situazione. Non possiamo avvicinarci più di così, quindi dovremo partire da lì. Sto caricando il programma di istruzione. Attenzione, flusso dei dati instabile. Tentativo di risincronizzazione in corso. Salve, soggetto 17. Questo corso di istruzione ti consentirà di familiarizzare col sistema di controllo dell'Animus. Tra breve riceverai istruzioni. La barra di sincronia indica quanto sei armonizzato con il... Ricorda, potrai sfruttare l'occhio dell'aquila solo quando sarai in piena sincronia. Sappi che seguire il credo dell'assassino, il codice comportamentale del tuo antenato, ti aiuterà a restare in sincronia. Il credo consiste in 3 principi. Primo, mai fare del male a un innocente. Secondo, essere sempre discreti. Terzo, non compromettere la confraternita. Se dovessi perdere la sincronia, puoi ripristinarla rivivendo i momenti salienti della vita del tuo antenato, oppure osservando il credo. Hai superato il corso di istruzione.
Ora verrà caricato il blocco di memoria più stabile. Aspetta, deve esserci un altro modo. Non c'è bisogno che muoia. Bella uccisione. La fortuna favorisce la tua lama. Non la fortuna, l'abilità. Resta a guardare, potresti imparare qualcosa. Davvero? Ti insegnerà a trascurare tutto ciò che il maestro ci ha insegnato. E come avresti fatto tu? Non avrei mai attirato l'attenzione su di noi. Non avrei tolto la vita a un innocente. Io avrei seguito il credo. Niente è reale, tutto è lecito. Un giorno sarai come me, Malik, e comprenderai meglio queste parole. Non conta come svolgiamo l'incarico, solo che sia fatto. Ma non sono questi i principi che ci... I miei sono migliori. Vado in avanscoperta. Cerca di non disonorarci oltre. Qual è la missione? Mio fratello non mi ha detto nulla. Solo che devo essere onorato dell'invito. Pensiamo che i Templari abbiano trovato qualcosa sotto il Monte del Tempio. Un tesoro? Non lo so. Ciò che conta è che il maestro lo considera importante. Altrimenti non mi avrebbe chiesto di recuperarlo. Finalmente possiamo iniziare qui la nostra storia. Ok, eccoci qua, le mani di Altair, ragazzi. Iniziamo bene. In Tomb Raider morivo sempre qui. Cadrò sempre. L'interfaccia è enorme. Allora, a quanto pare... E basta, tutorial. Assassinato. Lì. Quella deve essere l'arca. L'arca dell'alleanza. Ah no. Non essere stupido. Quella non esiste. È solo una favola. Allora cos'è? Zitti. Arriva qualcuno. Voglio che superiamo quelle sbarre entro l'alba. Prima sarà nostro... Prima potremo volgere la nostra attenzione su quegli sciacalli di Masyaf. Roberto di Sable, la sua vita è mia. No, dobbiamo recuperare il tesoro e affrontare Roberto solo se necessario. Si frappone tra noi adesso, direi che è necessario. Discrezione, Altair. Codardia, vuoi dire? È il nostro peggior nemico e abbiamo l'occasione di disfarcene. Hai già violato due principi del nostro credo. Così violeresti il terzo. Non compromettere la confraternita. Ti sono superiore, per titolo e per abilità. Non mettere in questione ciò che dico. Altair è abbastanza incazzato. Fermi, Templari! Non siete i soli ad avere interessi qui. Ah. Bene. Questo spiega il mio uomo mancante. E che cos'è che volete? Che mi fa andare? Sangue. Non farlo! No! Non sai in che cosa ti mischi, assassino. Ti risparmio solo perché tu possa andare a riferire questo al tuo maestro. La Terra Santa non è più sua. Dovrebbe fuggire finché può. Se rimane, tutti voi morrete. Ecco qua. Uomini, alle armi! Uccidete gli assassini! No, i nostri amici, voglio. Allora, proviamo la corsa acrobatica. Ora uno mi chiede: perché stai portando Assassin's Creed 1 quando deve uscire Mirage? Ottima domanda. Perché ne vale la pena, voglio. Ne vale assolutamente la pena.
E probabilmente questa serie può andare avanti con gli altri giochi di Assassin's Creed finché non arriva Mirage. Passaggio a un ricordo più recente. E quanto mi dà fastidio questa cosa della luce, tutto proprio agli occhi dà fastidio. Però guarda quanto è bello Altair, che bonazzo. Il livello di gameplay, diciamo io, è stupendo. Mi mancano questi tipi di Assassin's Creed. Altair, sei tornato. Rauf. Mi fa piacere vederti illeso, dai. Immagino che la tua missione sia riuscita. Il maestro è nella torre? Sì, sì, sepolto fra i libri come sempre. Di sicuro ti aspetta. Grazie, fratello. Salute e pace, Altair. Altrettanto. Ok. Questo è il lato inferiore destro dello schermo, mostra il prossimo obiettivo, ok. La mappa, quella che manca nei nuovi Assassin's Creed. Ok. Sì, mi piace un botto questo qui. Cioè, oddio, è stata comunque la mia infanzia, quindi è normale. Comunque, se ci avete fatto caso, sto ancora chiuso col naso. E non era preparata questa rima, Puoi andare sopra? Sembra tipo il palazzo di... qualcosa, siamo arrivati? Ah, eccolo di ritorno. Ma Bass, dove sono gli altri? Li hai anticipati sperando di essere il primo a tornare? So che detesti condividere con altri la gloria. Il silenzio è solo un'altra forma di assenso. Non hai niente di meglio da fare. Reco ordini dal maestro. Ti attende nella biblioteca. Sbrigati su. Senza dubbio sarai ansioso di leccargli gli stivali. Un'altra parola e ti punto la lama alla gola. Più tardi ne avremo tutto il tempo, fratello. Ciao. Anche meno, Anche meno. Andiamo da maestro, che ci aspetta con tanta ansia. Dai, è un onore. Il maestro attende all'interno. Eccoci qua, maestro. Buonasera. Altair. Maestro. Vieni avanti. Dimmi della tua missione. Confido che tu abbia recuperato il tesoro dei Templari. C'è stato un contrattempo. Roberto di Sable non era solo. Quando mai il nostro lavoro va come previsto? È la nostra capacità d'adattamento che ci rende ciò che siamo. Questa volta non è bastata. Che vuoi dire? Vi ho deluso. Il tesoro? L'hanno preso. E Roberto? Fuggito. Io mando te, il mio uomo migliore, a svolgere la missione più importante di qualunque altra prima d'ora, e tu ritorni da me con nient'altro che scuse e giustificazioni? Io... Non parlare! Non un'altra parola! Non è questo ciò che mi aspettavo. Dovremo organizzare un'altra forza. Vi giuro che lo troverò, maestro. Andrò a... No! Tu non farai nulla. Hai fatto abbastanza. Dove sono Malik e Kadar? Morti. No! Non morti. Malik? Io vivo ancora. E tuo fratello? No! Per colpa tua! Mi hanno spinto fuori dalla sala. Non potevo rientrare. Non potevo fare niente. Perché non hai voluto darmi ascolto? Questo si poteva evitare! E mio fratello... Mio fratello sarebbe ancora vivo!
Oggi la tua arroganza ci è quasi costata la vittoria. Quasi? Ho ciò che il vostro prediletto non è riuscito a trovare. Ecco. Prendete. Anche se il tesoro non è l'unica cosa che mi sono portato dietro. Maestro, siamo sotto attacco. Roberto di Sable cinge d'assedio il villaggio di Masyaf. Dunque cerca lo scontro. Molto bene, non lo deluderò. Vai, informa gli altri. La fortezza deve essere pronta. Quanto a te, Altair, la nostra discussione dovrà attendere. Raggiungi il villaggio. Annienta quegli invasori. Scacciali dalla nostra casa. Sarà fatto. Avanzamento rapido a un ricordo più recente. È un casino. Adesso è un casino. Dobbiamo difendere la valle. Dobbiamo difendere pure la fortezza, quindi... Manda le chance. Andiamo. Altair, fortuna che sei arrivato. Ci serve aiuto. Che è accaduto? Templari. Hanno attaccato il villaggio. Molta della nostra gente è fuggita. Molta, ma non tutta. Cosa ti serve che faccia? Distrai i Templari. Tienili occupati mentre io salvo quelli ancora all'interno. Come desideri. Ok, scendiamo. Armi, ok, su, giù. Spada. A me, te. Assassino! Uccidetelo, fermatelo! Toglietevi di mezzo! Fatevi alle gocce! Non fatevi scappare! Toglietevi! Toglietevi dai piedi! Non mi sfuggirai! Non mi sfuggirai! Morto. Mede. Oh! E mori. E mori. Dobbiamo scendere. A livello di combattimento non so. Oggi. Non devo morire. Aia, qua la gente non muore. Au, au, au. Avete finito di litigare? Non riuscirai a fuggire. E mori, vedete? Reiniziazione, cosa vuol dire? Un assassino ucciso! Oh papà, siete ancora qui? Fermate l'attacco e tornate a Masyaf! Ordine di Almolingo! Rio? Avanzamento rapido a un ricordo più recente. Devo salire? Vieni, Altair. Al-Mualim non ha ancora finito con noi. Dove stiamo andando? Lassù. Abbiamo una sorpresa per i nostri ospiti. Fai esattamente come me. Vedrai che presto capirai tutto. Saliamo le scale, andremo qui dietro. Ah, dobbiamo ancora salire. Vabbè ragazzi, siamo un po' nella merda, se vuol dire. Vai su quella piattaforma, Altair.
di Derbe! Pagani! Rendetemi ciò che mi avete rubato! Non ne avete diritto, Roberto! Ritiratevi prima che sia costretto ad assottigliare i vostri ranghi! È un gioco pericoloso il vostro! Vi assicuro che non è un gioco! Ebbene sia! Portate l'ostaggio! Il villaggio è in rovina! E le vostre scorte non sono infinite! Quanto impiegherà la vostra fortezza a cadere? Che faranno i vostri uomini quando i pozzi saranno secchi e il cibo esaurito? I miei uomini non temono la morte! L'accolgono con gioia, con le ricompense che reca! Bene! Allora li accontenteremo! Seguimi, e senza alcuna esitazione. Mostrate a quello stolto che significa non avere paura! Andate con Dio! L'alto della fede. Zio, però me lo fai fare. La gamba! Se pareva. La mia gamba! Zitto! Altrimenti i templari ci sentiranno! Che tocca fare. Io resto qui ad aiutarlo. Devi procedere senza di noi. Quelle fughe ti porteranno a una trappola. Vai a farla scattare. Fa piovere la morte sul nemico. Va bene, poche parole. Quello che. Poche parole. Ci farà guadagnare tempo e uomini. Una bella scalata. Le magari gli abbiamo fatto vedere che noi non abbiamo paura di niente, quindi che ci potremmo ammazzare senza problemi. Ok. No. Guarda, qualcosa me lo ricordo ancora. Saliamo. Comunque, per essere un gioco del 2009, cioè, voglio. Di che stiamo parlando qua? Sei stato bravo a respingere Roberto da qui. Le sue forze sono in rotta. Passerà molto tempo prima che torni a infastidirci. Dimmi, sai perché hai avuto successo quest'oggi? Hai ascoltato. Se avessi fatto altrettanto al Tempio di Salomone, Altair, tutto questo si sarebbe potuto evitare. Ma ho fatto come richiesto. No, hai fatto come ti pareva. Malik mi ha detto dell'arroganza che hai dimostrato. Del tuo disprezzo per i nostri principi. Che state facendo? Esistono regole. Non siamo niente se non obbediamo al credo dell'assassino. Tre semplici dogmi che tu sembri avere scordato. Te li rammenterò. Primo e più importante. Trattieni la lama dalla carne degli innocenti. Lo so. E trattieni la lingua finché non ti do licenza di usarla. E conosci così bene questo principio. Perché dunque hai ucciso il vecchio nel tempio? Era innocente. Non c'era bisogno che morisse. La tua insolenza non conosce limiti. Prendi il tuo cuore umile, ragazzo. Lo giuro che te lo strappo dal petto con le mie stesse mani. Il secondo principio è quello che ci dà forza. Nasconditi alla vista. Confonditi tra la gente così da diventare un tutt'uno con la folla. Te ne ricordi? Perché da quanto ho saputo hai scelto di esporti, attirando l'attenzione prima di colpire. Terzo e ultimo principio. Il peggiore dei tuoi tradimenti. Mai compromettere la confraternita.
Il senso dovrebbe essere ovvio. Le tue azioni non devono mai esporci a pericoli, diretti o indiretti. La tua condotta egoistica a Gerusalemme ha messo tutti noi a repentaglio. Ancor peggio, hai condotto qui il nemico. Ogni uomo che abbiamo perso quest'oggi è caduto a causa tua. Mi dispiace, davvero. Ma non posso tollerare il tradimento. Non sono un traditore. Le tue azioni parlano altrimenti. Perciò non mi lasci altra scelta. La pace sia con te, Altair. Mamma mia. Porca troia. Sta mostrando un livello di adattamento molto superiore agli altri soggetti. Lo faccio uscire comunque. È stato dentro troppo a lungo. No, no. Siamo ancora lontani da dove dovremmo essere. Meglio non rischiare. Un paio d'ore. Che sarà mai? Discutiamone in sala conferenze. Diamo a Desmond un minuto per sgranchirsi le gambe. No, non vedo perché dovremmo. Dottore, la prego. Bene. Niente, siamo di nuovo nei panni di Desmond Miles. Cosa dobbiamo fare qua? Cioè, senza manco dirci nulla. Diffusione, la mia autorità di fronte al prigioniero. C'era una parola per questo, credo si chiami insubordinazione. E a me non piace che dai rischi di ucciderlo prima che il lavoro sia terminato. Anche per questo c'è una parola. Stupidità. Lucy, non è una decisione mia. Non sono io a fissare le scadenze. Ma sono abbastanza furbo da non sfidarli. Vuole fare la fine di Leila? So che l'incidente ha innervosito tutti. Ed è per questo che non c'è tempo di coccolarlo. Se lo spinge troppo oltre si chiuderà in se stesso e non otterremo niente. Adesso non abbiamo niente. Ma lo avremo. Deve soltanto avere un po' di fede. Va bene, ma voglio che lei trovi il modo di prolungare la sua permanenza. Non possiamo fermarci ogni volta che il ragazzo suba. È già abbastanza seccante star qui a trafficare con tutti quegli inutili ricordi. Però è possibile. Poi ora ci stanno usando per un qualcosa di loro. Vabbè, prima adesso nulla fa, però vabbè. Allora, penso che per oggi basti. E noi ci salutiamo adesso e ci vediamo al prossimo video. Bella!